Grazie all'ammiraglio Abbamonte che ha avuto parole così deliziose nei miei confronti, ha usato un aggettivo magistrale che appunto spetta ai maestri, anche se noi siamo chiamati professori, in realtà i maestri sono più dei professori. Pensiamo a Gesù Cristo che non aveva nessun titolo ed era maestro, era rabbi, perché il maestro in effetti è colui che trasmette al di là del nozionismo, trasmette insegnamenti profondi non soltanto dal punto di vista della cultura, ma dell'esistenza, della vita. Dante appunto è un grande maestro di vita. E Montanelli, che l'ammiraglio ha citato, ricorda che appunto dobbiamo a Dante, considerato il padre della lingua italiana, questo volgare illustre, così alto, così solenne, aulico, che appunto è diventato poi il modello da seguire successivamente. Però noi dobbiamo, visto che siamo in Sicilia, siamo in Augusta, dobbiamo in qualche modo ricordare che Montanelli forse non lo ignorava, ma lui è fiorentino, ma non ignorava che noi abbiamo prodotto il volgare illustre siciliano. La scuola poetica siciliana, animata, fondata, voluta da Federico II di Svevia, il fondatore di questa città, è stata una scuola talmente famosa, con Pier De Levigne, Jacopo D'Arentini, lo stesso Federico, che ha prodotto testi di volgare siciliano di altissima levatura, e Dante conosceva questa scuola poetica siciliana. Quindi se noi dobbiamo dare una primogenitura alla lingua volgare illustre, dobbiamo darla al siciliano, da questo punto di vista. Certo, Dante ha saputo forgiare la lingua romanza, la lingua neolatina, il volgare che si parlava a Firenze, e l'ha portata a quei livelli a cui ha fatto riferimento prima l'ammiraglio Abbamonte citando Montanelli, anche se bisogna sempre ricordare il plurilinguismo dantesco. Dante, ha ricordato l'ammiraglio, a volte bestemmia o comunque riproduce le bestemmie dei non solo dei dannati. C'è un personaggio, Vanni Fucci si chiama, del 25esimo, adesso faremo il 26esimo, cioè della settima Borgia dell'ottavo cerchio, che addirittura fa gesti blasfemi e volgarissimi. Un gesto che ricorda il nostro gesto volgare del quadombrello o del dito medio. Questo per darvi l'idea di come Dante sapesse dipingere e rappresentare questi personaggi nella loro realisticità, proprio la più cruda. D'altro canto l'inferno e non solo la cantica, ma appunto il luogo dove si svolge l'episodio, il primo dei tre mondi, e l'inferno è il luogo della fisicità, della corporeità, dove tutti sono dannati, appunto scontro i loro peccati. E quindi non poteva Dante che ovviamente essere realista in questi quadri, nella rappresentazione di questi personaggi. Nel canto precedente Dante addirittura fa i nomi di cinque ladri, di cinque ladroni di Firenze, e lui adesso li ricorda nel 26esimo. Infatti questo 26esimo come si apre? Con una invettiva, e Dante è spesso propenso alle invettive. Ricordate quella famosa invettiva: ai Pisa, l'imperio delle genti, del bel paese nato che si suona, poiché i vicini a te ponir solventi, ma osi la capraia, la gorgona, e facciano siepe in arno in sulla voce, sicché li annidi in te ogni persona. Ecco, vi rendete conto? Dante augura a Pisa, ma come lo augura a Firenze, come lo augura a Pistoia? Perché lui dice: io sono fiorentino di nascita, ma non di costumi. E questo è molto significativo, perché appunto lui era esule, l'avevano mandato via, l'avevano cacciato con espedienti, poi mentre era addirittura dal Papa, era andato a fare un'ambasceria insieme ad altri, cioè era un politico Dante, non dimentichiamoci, era un poeta, era un politico. E la commedia, o commedia, perché allora si chiamava così, sulla stessa falsa riga di tragedia e elegia, non è soltanto un'opera di poesia. Lui stesso scrive un poema sacro, cioè
lui ha voluto fare il profeta biblico. Noi diciamo che Maometto è l'ultimo dei profeti per i musulmani, ma in realtà per noi Dante è l'ultimo profeta, perché ha scritto un libro in cui, in qualche modo, cosa vuol significare? Attraverso questa rappresentazione così plastica, soprattutto appunto la prima carica, quella che più si avvicina al nostro sentimento, ai nostri sentimenti fisici e quindi umanissimi che noi sentiamo tutti i giorni, che noi avvertiamo, vuole farci capire che dobbiamo rivolgerci al Padre Eterno. Il senso profondo poi di questo canto è questo: la ragione umana non può essere sufficiente per salvarci. Ulisse cosa rappresenta? Rappresenta l'umanità, come Dante stesso rappresenta l'umanità, e vi ricordo che all'inizio cosa dice? La dritta via era smarrita. In questo 26esimo fa riferimento a Ulisse perduto, perduto. Vedete il parallelismo che c'è appunto fra Dante e Ulisse. Ulisse è lo stesso Dante in fondo, perché Dante cosa fa? È un viaggiatore nei tre regni ultramondani. Ulisse invece viaggia orizzontalmente, mentre Dante verticalmente prima scende e poi sale per arrivare poi all'Empireo, per indiarsi, come dice lui stesso, fondersi con Dio. Ulisse viaggia orizzontalmente e viaggia come un esploratore, come Dante esplora. Dante è un esploratore, esploratore dell'inferno, del purgatorio, del paradiso. È la cantica più ineffabile, più difficile ovviamente, il linguaggio diventa più aulico, più solenne, più ardito, più difficile, più complesso, mentre qui diciamo che è leggermente più facile. Io sfido chiunque a leggere Dante come si può leggere la Bibbia, senza le note, senza i commenti. Ci sono poi parole che sì, è vero, corrispondono al nostro linguaggio odierno, nonostante siano passati 7 secoli e più, però in realtà hanno una semantica diversa. Se noi pensiamo al gentile Sene, qui fa riferimento Dante in questo 26esimo, pensiamo alla donna tanto gentile e tanto onesta appare, perché pare ovviamente è una ferisi di appare, ma gentile vuol dire nobile, onesta vuol dire decorosa, cioè sono parole che hanno nel tempo perso il significato originario, perché poi sono tutte parole che vengono dal latino. Ecco la grande forza di Dante, quella di avere ridotto questa lingua, che era ovviamente il latino che si parlava allora, il latino che piano piano diventava volgare italiano, volgare francese in Francia, volgare castigliano catalano nella penisola iberica, o portoghese quindi, e Dante in questo modo l'ha portato a quei livelli che abbiamo detto, anche se non dimentichiamoci che per secoli e secoli è stato Petrarca il grande modello per i letterati italiani. Dante non era visto bene, perché Dante era un poeta popolare. Oggi noi parliamo di trasmissioni popolari. C'è stato una volta un presentatore televisivo, nostro conterraneo, Pippo Baudo, che era il personaggio televisivo nazionale popolare. Ma Dante era questo. Dante voleva arrivare al popolo, voleva arrivare alla gente. Non era soltanto uno che voleva parlare ai dotti. Infatti, quando voleva parlare ai dotti, scriveva in latino, di volgare eloquenza sulla lingua, appunto, informazione, la scritta in latino per parlare ai dotti, mentre ha scritto la commedia, appunto, per parlare alla gente. Tant'è vero che qualcuno, mi pare che lo racconto proprio Montanelli stesso, era convinto che Dante fosse sceso veramente nel... no, perché lo vedevano scuro in volto, oppure sono aneddoti che raccontano, gente che, macellai, che ripetevano, per esempio, macellai, Giabattini, i versi a memoria di Dante, e lui li proverava e ti storpiavano le rime. E ha ragione Dante Montanelli quando dice Dante era padrone della rima, perché in effetti tutti i versi devono rimanere per forza, secondo quella concatenazione perfetta, c'è la simmetria, ha ricordato bene l'ammiraglio, perché tutto deve corrispondere a una concezione dell'universo. Visto questo universo, questa concezione in chiave cristiana, provvidenziale. Quindi Ulisse
rappresenta sì l'umanità con questo desiderio insaziabile di conoscenza, siamo tutti noi in fondo, vogliamo andare oltre, oltre il giardino, oltre la siepe, mi ricordo l'invito di Leopardi per esempio, no? Oltre la nazione, oltre il mondo, il nostro pianeta. Per fortuna abbiamo appunto questi nostri tentativi di uscire fuori dai confini del nostro pianeta Terra. Perché? Perché abbiamo bisogno anche di espandere, conoscere, di espandere. Il nostro desiderio si deve allargare. Dobbiamo conoscere, non siamo insaziabili, siamo esseri umani che abbiamo questo bisogno insaziabile. Però, ecco il punto fondamentale, però non possiamo andare oltre i nostri limiti, altrimenti Dio ci punisce. Dante, l'abbiamo ricordato prima, è un uomo del Medioevo. Petrarca probabilmente viene considerato un preumanista perché ha fremiti di umanesimo. Dante è veramente un uomo che è immerso nel suo tempo con tutti i limiti e i pregiudizi del suo tempo, pregiudizi che rivela anche nel 26esimo, quando per esempio fa riferimento, mettendo in bocca a Virgilio, fuori grefi, essi furono greci, cioè alteri, superbi, secondo una credenza che perpetuava questa idea dei greci come persone con albagia, con questa superbia. C'era una credenza in effetti, secondo anche i romani dicevano i greci erano infidi, non fidati, e quindi c'era questa, come noi ad esempio abbiamo i pregiudizi sui tedeschi, i tedeschi li hanno su di noi, e quindi è probabile questi pregiudizi poi si sono ripetuti ancora allora nel Medioevo dantesco. E quindi io vorrei proprio mettere in evidenza questo fatto, cioè che Dante obbedisce da una parte al desiderio di conoscere, quindi mette in scena Ulisse come insaziabile personaggio che vuole conoscere, ma mette in scena anche appunto l'esigenza di Dio. Dio che non può sopportare il peccato di orgoglio, è lì. Vi ricordate la Bibbia, la Genesi? Perché Adamo ed Eva vengono cacciati dall'Eden? L'Eden che secondo Dante è sulla sommità della montagna del Purgatorio, contro cui si scontra la nave di Ulisse di Planazzo, la barca di Ulisse. Perché? Perché i due peccano di orgoglio. L'idea cos'era? Quella insufflata dal serpente era quella di poter diventare come Dio, conoscere come Dio conosce. E allora questo peccato di orgoglio non si può accettare. Secondo questa visione non è possibile che l'uomo vada oltre i confini che sono segnati. Secondo questo canto i confini sono quelli segnati da Ercole, dove Ercole segnò i suoi riguardi, dice Dante. Al di là c'era il mare ignoto, l'ignoto in senso assoluto, tu pur, era assolutamente sconosciuto il mondo allora, fu Colombo poi che superò questo concetto, questo limite. E nello stesso tempo noi dobbiamo anche ricordare che Dante è anch'egli inappagato, inappagato appunto, come abbiamo ricordato prima, da tutta una serie di cose, dal fatto che era esule, dal fatto che i fiorentini l'avevano condannato addirittura al rogo. Era questo pensato i fiorentini, tant'è vero che lui orgoglioso com'era, quando poi i fiorentini anni dopo cercarono di ricucire lo strappo, lui non volle andare a Firenze, non volle più ritornare, infatti è morto a Ravenna e si è venuto a Ravenna. E allora come incomincia questo canto 26esimo? Che è ricordato, pensate, è ricordato da Primo Levi nel suo libro d'esordio, qualcuno dice romanzo, ma insomma è un libro di memorie ambientato nel campo di concentramento, come sapete, quando il Primo Levi insieme ad altri erano sottoposti alle torture fisiche, morali dei nazisti, e Primo Levi trova un riscatto da questa condizione di abiezione nel leggere i versi di Dante, i versi di questo 26esimo, laddove c'è quell'ammonimento e nello stesso quell'esortazione straordinaria quando dice Ulisse ai suoi compagni: fatti non foste
a vivere come brutti, ma a perseguire virtù e conoscenza. Cioè, non siamo fatti come gli animali per vivere soltanto gli istinti, ma siamo fatti, siete fatti per conseguire questo il senso, valore e quindi avere conoscenza. Esperienza, dice Ulisse, dei vizi umani e del valore. Quindi non soltanto del mondo, ma anche degli esseri umani che appunto popolano questo mondo. E allora come incomincia questa? Con un'invettiva, abbiamo detto prima, un'invettiva che si riallaccia al canto precedente, laddove Dante mette in scena un canto interessante quello precedente, perché Dante addirittura rappresenta lì, secondo le Metamorfosi ovidiane, i ladri con nome e cognome, vi ricordo, i ladri che si trasformano in serpenti, in animali, c'è una metamorfosi. Addirittura Dante, sempre pieno della consapevolezza del suo ingegno, sostiene di essere addirittura più bravo dei poeti precedenti, cioè Ovidio, autore delle Metamorfosi, e Lucano, i poeti latini che conosceva, come conosceva Virgilio molto bene, e non conosceva Omero, perché non conosceva il greco, non conosceva Omero non solo perché non conosceva la lingua, ma perché i poemi omerici ancora di là da scoprire, in realtà erano ancora sepolti nelle abbazie. Ricordate il film tratto dal romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa? Erano ancora lì e doveva avvenire il cosiddetto periodo dell'umanesimo in cui venivano scoperti i classici latini e i classici greci. Dante è un uomo che non conosceva il greco ma conosceva il latino e quindi si rifà le fonti classiche latine, così come erano state ovviamente queste fonti poi copiate dai monaci, con vari problemi legati alla copiatura dei testi. E allora, godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra i ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna e in grande orlanza non esami. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da più c'ho tempo di quel che è bravo, non che altri, t'agogna. Allora, ecco invettiva già molto forte contro Firenze, la quale appunto è popolata da questi ladroni forti. Pensate se noi oggi dovessimo scrivere un romanzo in cui potessimo nominare i ladri del nostro tempo. Ecco, vedete come a questo punto possiamo considerare quest'opera anche noi coeva, contemporanea. Anzi, Dante ha avuto più coraggio di tanti scrittori. E per mare e per terra battirani, per mare e per terra è un'espressione che si trova scritta in latino nel palazzo del Bargello a Firenze. Lui la riprende, perché i fiorentini avevano l'idea di dominare il mondo, lui la riprende ma dicendo il contrario, cioè dicendo che questa fama si spande nell'inferno, si diffonde nell'inferno, cioè nel luogo delle brutture. E trovai questi ladroni che lo hanno fatto arrossire di vergogna e tu Firenze non ne sai, in grande orranza. Orranza è una sindrome di onoranza, cioè tu non hai assolutamente alcun onore nell'avere questi personaggi, questi ladri che popolano questa città. E poi fa una similitudine: se è vero quello che si dice, allora c'era questa credenza che al mattino, cioè praticamente poco prima di svegliarci, all'alba se volete, sono i sogni più veri, cioè quelli che anticipano la verità, tu sentirai da più da piccio tempo, cioè entro breve tempo sperimenterai tutte le sventure che Prato e altre città desiderano per te. E come vedete lui si medesima in questa questo clima, in questa location, potremmo dire, in cui lui, essendo nell'inferno, augura tutti i mali possibili a Firenze. E se già non fosse, non sarebbe per tempo, se già questa rovina di Firenze non fosse accaduta, sarebbe troppo tardi.
Perché dice lui, così fossei, da che pur essere te, che più mi graverà, come più mi attento. Cioè sarà più pesante per me, a mano che io divento più vecchio, mi attento, che poi ricordo un altro verso di Dante, ho avuto un verbo, un diarsi, ricordate, l'ho citato prima, Dante ha queste caratteristiche di coniare questa idea, crea neologismi, come del resto adatta anche i latinismi, abbiamo ricordato prima, addirittura sono latinismi veri e propri, ora lo sentirete, dice audivi, che è un perfetto di audio in latino, e ovviamente in senso di passato remoto. Noi ci partimmo, cioè Virgilio e io, e su per le scale che mi avevano fatto i borni a scendere prima. Ora qui c'è un problemuccio interpretativo, i borni, sono molte interpretazioni al riguardo, ma quella che più mi sembra idonea è che i borni rinvia a eburnei, cioè diavolio. Ora voi capite che a mano che scendevano i due, Virgilio viene chiamato la guida, viene chiamato il duca, viene chiamato maestro, viene chiamato dottore, dottore cioè esperto in latino, quindi dopo in questo senso, il limbo si restringe e le difficoltà sono maggiori. Ne abbiamo parlato più anni fa, e quindi non voglio ripetere certe cose, ma dopo scontate certe conoscenze o reminiscenze, qui abbiamo i colleghi che insegnano, anche abbiamo una classe quasi per intero che dovrà studiare la prima cantica dell'inferno, e suppongo che la collega Valentina Greco già abbia accennato, perché l'inferno è visto come un imbuto, cioè la città santa di Gerusalemme, poi si scende, man mano che si scende l'atmosfera è sempre più cupa, i peccati sono sempre più gravi e le pene sempre più grandi. Qui siamo nell'ottava bolgia, nell'ottavo cerchio, siamo a mezzogiorno di sabato, del sabato santo, perché mi ricordo che dura una settimana il viaggio di Dante, e il 9 aprile del 1300, anno del primo giubileo, quello che fu indetto con il fascio ottavo, e quindi c'è difficoltà nello scendere. Allora Dante fa capire che mentre stava scendendo aveva paura, essendo vivo. Ricordiamoci che Dante è il corpo, Virgilio è un puro spirito. Allora ha paura nello scendere le scale orribili, le scale difficoltose, quindi tutti e due erano diventati eburnei, cioè pallidi. Il senso è questo, io trovo che la migliore interpretazione sia questa. Allora rimontò il duca mio, ecco il duca c'è la guida, e trasse me, questo me non dobbiamo considerarlo quasi un velato, ma come dicevamo prima, qui c'è la ricerca della rima perfetta, si vuole fare rima con scalè, Dante mette la E in più, è un'epitesi si chiama in figure retoriche, e aggiunge quindi questa E per fare rima con scalè. Ecco, quando ha bisogno ricorre anche a questi piccoli stratagemmi che la retorica gli fornì. E proseguendo nella solinga via, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo pie senza la mano non si spediva. Cosa significa? Che a mano che stavo salendo, non ce la faceva lui Dante a salire per bene, aveva bisogno di aiutarsi con la mano, cioè il piede da solo non riusciva ad articolarlo, doveva per forza aiutarsi con la mano. Allora mi dolsi e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più lo ingegno a freno, chi non sogno. Allora questo mi pare facilissimo da spiegare, cioè in questo momento mentre io scrivo e rivedo, penso ovviamente a quello che ho vissuto, io soffro e rinnovo questa sofferenza, questo dolore, ma tengo a freno il mio ingegno più di quanto io sono solito fare, soglio, perché non corra che virtù non guidi, non è il latinismo, il verbo nolo, sicché se stella buona o miglior cosa mi ha dato il bene che io stesso non mi invidi. E quindi che significa questo? Significa che se il benevolo influsso di una stella o di un'altra entità, quindi la stella potrebbe essere la costellazione dei gemelli sotto la cui, sotto cui segno Dante era nato, o una così identità, cioè Dio, la Madonna, Beatrice, poi possiamo pensare quello che vogliamo. Mi ricordo che Beatrice è anche allegoria della teologia,
e quindi significa che il benevolo influsso di una stella eccetera sia concesso a me affinché io non me ne debba privare, ecco, affinché non mi invidi, non me ne debba privare. Adesso una similitudine di tipo astronomico, geografico, interessante questa perché ci ricorda un po' quando noi eravamo un po' più giovani, si ricorderanno i miei coetanei, abbiamo un po' una certa età, ormai siamo quasi prossimi alla pensione, sono già forse in pensione, dipenderà dalla legge Fornero, si ricorderanno che noi andavamo al monte, e cosa c'era al monte? Anche come qua per esempio, in questa situazione, in questa location dantesca. Praticamente a quell'epoca non c'era niente, quando avevamo 10, 11, 12 anni, non c'era ovviamente nessuna, se non qualche abitazione residenziale. E allora andavamo lì e vedevamo sotto di noi il cimitero, dove c'erano i corpi sotterrati a terra. E allora, come voi certamente sapete, questi corpi quando vanno, non lo diciamo, producono dei gas. I gas a contatto con l'aria producono quelli che si chiamano fuochi fatui. Cioè noi vedevamo queste fiammelle. E allora, ecco, immaginate una situazione del genere e Dante fa un riferimento al villano, cioè al contadino che si riposa e soprattutto d'estate e vede nella vallata, lui è sulla collina, appunto come noi vedevamo questi fuochi fatui, vede queste fiammelle in questa ottava bolgia dove c'è applicata la legge del contrappasso. Cioè si tratta di consiglieri fraudolenti che hanno ingannato gli altri con il loro elogio e quindi sono puniti adesso perché devono bruciare in una lingua di fuoco, ecco il senso, quindi bruciano come loro hanno fatto bruciare gli altri in vita. E allora quanti al villano che al poggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara, cioè il sole, la faccia sua a noi tiene meno ascosa, cioè quando c'è più luce, come la mosca cede alla zanzara, vale a dire praticamente quando le mosche sono attirate dalla luce, dal calore, quindi quando siamo sul far della sera, della notte, il contadino vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara, quindi la valle dove è abituato a coltivare, ad arare, a vendemmiare, di tante fiamme, ecco la similitudine, così come eccetera, di tante fiamme risplendea l'ottava bolgia. Sì, come io mi accorsi, tosto che fui là, dove il fondo pare. Anche qui mi sembra abbastanza trasparente, cioè non appena lui arrivò in un punto tale da dove il fondo era trasparente, lui si rende conto che c'è questa miriade di fiammelle, tutta questa valle che risplende di queste fiamme. E qual colui, e questa è un'altra similitudine piuttosto forte, è una similitudine di tipo, diciamo così, biblico, c'è cioè il riferimento alla cultura biblica, e anche addirittura se uno non veramente non conosce bene non può capire, è troppo sintetico. Qual colui che si vengiò con gli ossi vide il carro di Elia al dipartire quando i cavalli al cielo erti le volsi che non poterono gli occhi seguire che er vedesse altro che la fiamma sola siccome nuvoletta in su salire tal si muove ciascuna per la gola del fosso a Giambamanti, che nessuna mostra il furto e ogni fiamma un peccatore in gola. Il riferimento qual è? Non certamente ai missili, oggi noi siamo abituati a vedere i missili lasciano la terra, si innalzano, vanno verso il cielo, lasciano una scia luminosa, noi li seguiamo finché possiamo con lo sguardo e poi vediamo solo la fiamma che ovviamente sale, ascende verso il cielo, verso gli strati alti dell'atmosfera, ma la troposfera eccetera. Ma qui il riferimento invece è biblico e si vengiò con gli orsi, cioè qui il riferimento è a un profeta, il profeta Eliseo, che era un allievo del profeta Elia, il quale era calvo, la Bibbia ricorda che si vendicò di alcuni ragazzi che avevano preso in giro, quindi i ragazzi, state attenti, avevano preso in giro gli insegnanti, lì hanno le note sul registro, invece il profeta Eliseo che fece? Pregò Dio e
Dio mandò due orsi, e gli orsi uccisero 42 ragazzi, quindi stiamo attenti. È ovviamente un Dio vendicativo, un Dio vetero, testamentario. Gesù poi viene e cambia la legge. Ma vedete come riferimento, appunto, diceva l'avvocato l'ammiraglio Abbamonte prima, la commedia di Dante è piena di riferimenti alle fonti. Non è un'opera originale, perché noi possiamo ricordare anche altri testi, e qui non stiamo qui a citare tutti. Come da resto anche Ulisse è un personaggio, è stato visto da tanti autori classici, oltre che da Omero. Noi pensiamo a Omero, ma dobbiamo ricordare anche Enea, cioè Enea che rappresenta un po' Odisseo, o Odisseo alla greca, cioè Ulisse, che viaggia. Perché ricordiamoci, poi lo stesso Virgilio fa riferimento a Ulisse, che viene considerato come un avventuriero, non soltanto come un esploratore. E Ulisse è stato visto da chi? Da Livio Andronico, per esempio, l'Odissea, l'Odissea tradotta in latino da questo scrittore, proprio agli albori della letteratura latina. È stato visto da Cicerone, in un'opera di filosofia. È stata vista da Seneca, probabilmente l'unico filosofo latino, da Orazio negli Epodi, ma è stato visto anche da autori nostri, italiani. Pensiamo a Foscolo, per esempio, a Zacinto, in cui c'è un verso precisissimo che descrive Ulisse. E poi abbiamo anche altri autori, cioè Pascoli, D'Annunzio, Saba, Umberto Saba, che ha dedicato un componimento a Ulisse, vecchio e giovane. E poi abbiamo il grande strepitoso romanzo di Joyce, che è l'Ulisse a Dublino, e l'Odissea vera e propria in un giorno. Ma lì andiamo in altri campi. Ma c'è stato anche Tennyson, che ha ricordato l'Ulisse, però vorrei ricordare anche Melville. Melville in qualche modo richiama l'Ulisse dal testo. Melville, quando descrive la lotta di Jacopo contro Moby Dick, contro la balena bianca, e poi si immerge, poi viene proprio trascinato dalla balena in questo gorgo, Acab, e beh, ricorda il naufragio dell'imbarcazione di Ulisse. Adesso lo vedremo. E quindi il profeta Elia sale con il carro di fuoco verso il sole, e anche, vi dirò che qualcuno, sicuramente l'avete sentito dire, qualcuno ha ipotizzato che addirittura Elia invece non fosse altro che un extraterrestre, cioè che no, gli scrittori dell'Antico Testamento abbiano visto, beh, questa è un'interpretazione ovviamente che poi lascia il tempo che trovano, anche se potremmo dire per certi aspetti anche Dante ha fatto tanta scienza a modo suo, perché se voi pensate nel canto precedente, appunto, lui descrive tutti questi personaggi, come del resto tutta la prima cantica, sono questi personaggi così disseminati, quelli personaggi mitologici classici, Minosse per esempio, o le inventa lui, o appunto li trasforma, le metamorfosi, se abbiamo detto, di Pomidiano. Ovviamente lui fa un'opera di fantasia, di una fantascienza che a quell'epoca appunto suscitava grande interesse, grande passione nella lettura di questi versi che raccontano. Il punto è questo: Dante non voleva, abbiamo detto prima, fare solo opera di poesia, voleva raccontare e descrivere, rappresentare il mondo, qual era quello che stava vivendo, e soprattutto dava indicazioni ben precise, un po' come l'Apocalisse di San Giovanni Evangelista chiude tutta la Bibbia, tutti i libri contenuti in questo libro sacro per noi cristiani, è una rivelazione. Apocalisse vuol dire rivelazione, e quindi Dante vuole rivelare al mondo quello che potrebbe succedere se noi non capiamo il senso del peccato, quindi non lo percepiamo, non ci purifichiamo attraverso il purgatorio, e poi, dopo esserci purificati con un doppio lavacro nell'Eden, poi dopo possiamo essere degni
di arrivare a Dio. Ma Ulisse non fu degno e appunto fu fermato. Adesso ci arriviamo. Quindi tal si muove ciascuna per la gola del fosso che nessuna mostra il furto. Il furto è anche un altro eufemismo, cioè ciò che viene nascosto, vale a dire gli spiriti. Quindi si muovono velocemente. Ogni fiamma un peccatore indola. Ogni fiamma di queste nasconde un peccatore. Io stavo sopra il ponte a vedere surdo, sicché se io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù, senza essere urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuochi sono gli spiriti, cadun si fascia di quel che egli è inceso. Cioè, se Dante era sul ponte, era in alto, se non si fosse aggrappato a uno sperone di roccia, sarebbe caduto giù senza nemmeno essere stato spinto, cioè sarebbe stato un urto. E allora Virgilio si rende conto della sua grande attenzione. Adesso vedremo come Dante prega Virgilio, perché c'è questo desiderio fortissimo di conoscere questa fiamma, soprattutto una fiamma in particolare. Maestro mio, risposi io, per dirti sono mio più certo, ma già mi era avviso che così fosse e già voleva dirti. Chi è in quel fuoco che viene si diviso di sopra, che par surgere nella pila dove Teocle col fratello fu miso? Miso, vi dico subito, è un sicilianismo. Questo è la conferma di quello che abbiamo detto prima. Poi ci sono anche altri sicilianismi nel canto precedente, Mucci Mucci per esempio, Mucci Mucci, secondo qualcuno è un provenzalismo, invece per uno scomparso professore dell'Università di Catania, Musumarra, è un sicilianismo, e probabilmente aveva ragione Musumarra, un sicilianismo come questo Miso, un sicilianismo. E l'abbiamo detto, Dante conosceva la scuola poetica e gli esiti letterari, cioè le composizioni della scuola poetica siciliana. Maestro, io sono certo di averti ascoltato e quindi sono più sicuro, ma già mi era sembrato, cioè mi era avviso che così fosse, e volevo chiederti chi c'è in quella fiamma che appare divisa in due, c'è una parte superiore, quindi B forcuta, B corduta con due punte, perché ho desiderio di parlare. E sembra una fiamma, dice Dante, anche qui un altro riferimento molto preciso al mito, sembra la fiamma che bruciò i corpi di Eteocle e Polinice, figli di Edipo, i quali, vi ricorderete, il mito, tutti e due combatterono l'uno contro l'altro per potere, sono i motivi di poltrona, potremmo dire oggi, quindi entrarono in combattimento, a duello, e si uccisero l'uno con l'altro e furono messi sulla stessa pira, quindi il rogo funebre, però la fiamma si divise in due a significare che l'odio era inestinguibile, l'odio andava anche dopo la vita, quindi dopo la stessa morte l'odio continuava con questa fiamma di due. E allora ecco la fiamma che è biforcuta con due corni, infatti adesso sentirete. Allora Virgilio risponde: l'attento si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro da lor fiamma si geve l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme. Altro complesso verso qui, quello del gentil seme, ma c'è una doppia interpretazione qui. Il riferimento è al cavallo di Troia, quindi all'inganno di Ulisse. Ulisse, quindi grande consigliere dei greci, grande re, perché combattente, non eroe, ma appunto fraudolento, l'inganno del cavallo. E ricorderete tutti che non stavo qui a dirlo. E il cavallo fu portato all'interno delle mura di Troia, che era una roccaforte inespugnabile, perché considerato un ex voto, doveva propiziare il ritorno dei greci in patria, ma invece erano nascosti lì, nell'isola di Tenedo lì vicino. Appena i troiani, grazie poi all'intervento dei grandi serpenti di mare, vi ricorderete il mito di Laoconte, ne parla proprio Virgilio nell'Eneide,
Laocoonte che avvisa, mette sull'avviso i troiani, non prendetelo, Poseidone, come favorire i greci, cioè Nettuno, fa intervenire i serpenti marini che inghiottono Laocoonte con i fili. C'è anche un complesso scultoreo molto interessante, Laocoonte con i fili, con il serpente che avvinghia tutti questi corpi e li trascina in mare. Allora, ecco l'inganno, il cavallo di Troia viene portato dentro e fa aprire la porta della città, della roccaforte, ma nello stesso tempo è la porta perché la romanità potesse poi avere la nascita, nel senso che, vi ricorderete, Enea sfugge alla distruzione di Troia, i greci fanno fuoco e fiamme, e uccidono tutti, uccidono Priamo, uccidono, si portano via le donne, Cassandra, e anche la stessa regina, vengono portate in Grecia come schiave, Elena, ma gli altri vengono uccisi, i maschi. Sopravvive Enea, avvertito dalla madre Venere, la dea, Enea si porta Anchise sulle spalle, il figlio del Toscano e vanno, ed Enea appunto poi il protagonista dell'Eneide, che ricalca, in una prima parte ricalca l'Odissea e nella seconda parte, i suoi incontri sedili, la seconda Esode, ricalca l'Iliade, cioè i combattimenti, perché Enea poi scende qui in Italia e poi nel Lazio, e da lì viene poi la stirpe gentile, cioè nobile, ecco il senso di gentile, seme, la stirpe nobile, il seme, cioè la nascita non soltanto dei romani, ma di chi? Della schiappa, della stirpe, della gens Julia. Perché vi ricorderete senza dubbio chi è che fu il committente dell'Eneide, fu Augusto, cioè Ottaviano, chiamato poi successivamente Augusto il principe, che voleva radicare nei romani questo culto della discendenza della propria stirpe dalla dea Venere attraverso i rombi di Enea. E allora piangevisi entro l'arte perché è morta Deida mia, ancora si volta Achille, e nel palladio pena vi si porta. Altro riferimento mitico, Achille che viene nascosto dalla madre Teti perché temeva la morte del figlio invulnerabile, ma vi ricorderete che il tallone debole, il tallone era l'unica parte per cui poteva essere se colpita bene poi da Paride, poteva portare la morte Achille. E allora Achille viene nascosto, viene vilmente nascosto dalla madre, travestito da donna. E Achille va a camuffarsi, bisognava, alle altre donne, però si innamora di Deidamia ricambia, ma quando Ulisse va lì, lo scopre, lo sgama, vedete, con il nostro, no? E gli dice: stai attento che tu hai questo compito di essere un grande eroe, che la morte per te deve essere la gloria eccessa. Allora solletica questo mito, quello che è il mito appunto di Achille, e Achille viene via, va con gli altri re a Troia, ma Deidamia muore. E ecco che Ulisse e Diomede scontano questa pena, come scontano anche il furto del palladio, cioè della statua di Palla di Atena, che lo rubarono appena sbarcarono a Troia. Se possono dentro da quelle famiglie parlare, disse io, maestro, ten priego e ripriego, che il priego vaglia mille. Notare questa sottolineatura, questa ripetizione, questa enfasi, questa esaltazione di Dante nel volere avere l'approccio con questa fiamma. Ten priego e ripriego, è il mio priego, la mia richiesta, la mia prega vaglia mille. Ovviamente è chiarissimo che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma corduta qua venia, vidi che del disio per lei mi piego ed egli a me. La tua preghiera è degna di molta ora, l'ora e io però la c'è. Cioè, avete capito chiaramente che c'è un fortissimo desiderio, perché aspetta Dante di che la fiamma appunto corduta con due punti si avvicini. Già, lui dice: sono piegato verso la fiamma. E come vedi, Virgilio, io sono già pronto a parlare, a dialogare. Virgilio, avete capito, dice la preghiera in degna di molta lode, ovviamente diremmo anche noi, ma fa che la tua lingua
si sostegna, cioè tiene a freno la lingua. Virgilio già conosce Dante, già mi ricordo nel canto quinto, cioè nel secondo cerchio, abbiamo interpretato 2 anni fa, Dante dialogò con Paolo e Francesca, poi nel 10° canto dialoga con Fernando Gilberti, con Cavalcanti e Cavalcanti, e questo canto ricorda proprio questi due precedenti, perché si tratta di due personaggi, Ulisse e Diomede, Paolo e Francesca, Fernando e Cavalcanti, laddove però di questa coppia uno praticamente parla. Paolo piange, è attivo ma non parla, piange, si commuove. Qui Diomede non parla, è Ulisse che parla. Nel canto di Fernanda, che vi ricordate, l'inferno in grande spirito, dice Dante, no? Che cioè si ergeva dalla tomba degli eresianti, di eretici, vi ricordate questo farinata che sembra quasi sfidare l'inferno, grande spirito, parla lui, e Cavalcanti poi viene messo in secondo ordine dopo aver chiesto notizie del figlio. E allora dice dai Virgilio, Dante lascia parlare me, che io ho un concetto di quel che tu vuoi, che mi sarebbero schivi, perché ehi fuor greci, cioè lascia parlare me, io li conosco, li capisco, ho capito ciò che vuoi dire, stai attento che furono greci, che sono morti ovviamente, e allora possono anche non degnarsi di rispondersi. E Virgilio cosa dice? Poiché la fiamma, è ancora Dante autore che parla, ricordiamoci sempre che c'è questa dualità anche qui, Dante autore e Dante personaggio. Dante autore fa fare a Dante personaggio la figura di quello che sviene come una femminuccia dopo il dialogo con Francesca. Poiché la fiamma fu venuta qui, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro un fuoco, se io meritai di voi mentre che io vissi, se io meritai di voi assai o poco, quando del mondo gli altri versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Quindi adesso è Virgilio che si rivolge ai due, gli dice, si è capito, no? Non vi muovete perché c'è la velocità delle fiamme, state attenti, uno di voi però adesso deve dire dove andò a morire, dove, una volta che perse, dove si rifugiò, dove andò a morire, perché dice se io meritai tanto poco, quindi è evidente qua, perché, quindi è un attazzo per le volenze molto molto trasparente, perché appunto Virgilio ha scritto Eneide, gli altri versi sono i versi del poema epico per eccellenza della romanità, che noi ancora studiamo a scuola, facciamo studiare ai ragazzi, anche se più come introduzione italiana e non più, ecco, tanto poco introduzione in latino, vero? Valentina, tanto poco in latino. E allora, ecco gli altri versi, perché la poesia epica deve essere ovviamente secondo uno stile alto, solenne, lo stile aulico, che era lo stile della tragedia. La commedia invece si pone, questa di Dante, in uno stile mediano, perché ci sono c'è una questione degli stili, ma non mi sto più ad annoiare perché già il tempo è tiranno davvero, dobbiamo poi dare ascolto, dobbiamo ascoltare, dobbiamo dare proprio la preferenza anche al Totò, il grande Totò, che probabilmente si ispirò anche lui però un altro, cioè un altro personaggio, poi lo vedremo magari se sarà possibile. Allora ricordiamoci che Dante non conosceva i poemi omerici, quindi non sapeva che Ulisse aveva trovato finalmente la sua pace a Itaca, aveva ritrovato la moglie, aveva ucciso i proci, cioè i pretendenti al trono, e quindi Dante immagina che Ulisse si sia perduto non si sa dove, e però poi chiude con l'immane tragedia del turbinio, del vortice, che ricorda il vortice dei lussuriosi del canto quinto che abbiamo ricordato, il vortice di Paolo e Francesca e gli altri spiriti dannati per la carne, no? Per il peccato di carne, quindi il peccato dell'orgoglio, sono tutti quanti sepolti in mare, travolti dal turbinio provocato dallo scontro con la montagna del Purgatorio.
Però qui probabilmente Dante aveva già in mente i versi di Ovidio e probabilmente aveva anche qualche reminiscenza di qualche romanzo bretone, perché si, anche lì si parlava di questi personaggi mitici, quindi ci sono tutte queste reminiscenze. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento a fatica. Indi la cima qua e là minando, come fosse lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso la Gaeta, prima che sì Enea non amasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amor, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potere dentro a me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Allora qui ovviamente avete capito tutti, è Ulisse che parla, Ulisse che nelle sue peregrinazioni durante questa odissea per mari e per terre è conosciuto Calipso, vi ricordate un po' memorie antiche della nostra scuola? Allora se studiamo i poemi epici con maggiore attenzione, forse Petrarca, Ulisse viene ingannato questa volta dalla maga Circe. Ma lui è più furbo della maga Circe, la maga è la figlia del dio Sole, è un promontorio che poi prende il nome dalla maga, il promontorio del Circeo, giusto? E allora la maga trasforma i compagni di Ulisse in animali, in porci probabilmente, ma Ulisse più furbo di lei, più accorto, non cade nel tranello, non beve il filtro, ordina alla maga di trasformare i suoi compagni di nuovo in uomini e rimane lì l'amante della maga per più di un anno. Là dice, prima che si erano masse, cioè in quel posto chiamato Gaeta, prima che in questo modo Enea denominasse questa zona, quest'area vicino appunto al proprietario del Circeo, Gaeta è una città, in onore della sua tutrice Caeta, che morì e fu sepolta in quell'area. E quindi cosa dice ancora Ulisse? Né la devozione, la pietas, pieta, pietas, devozione verso mio padre Laerte, né l'affetto che io provo verso il figlio Telemaco, né l'amore dovuto per il matrimonio con Penelope, che doveva essere ovviamente di grande gioia per Penelope, lo trattennero dal prendere il mare aperto e andare. Difatti cosa dice? Andare per conoscere, per essere esperto, l'abbiamo ricordato prima, del mondo e dei vizi umani e del valore. Quindi non soltanto di un mondo geografico, ma di un mondo popolato da altri popoli, da altri, di cui professano altre fedi, cioè altre costumanze, altri costumi. E questo potrebbe essere anche oggi valido per noi tutti, che spesso ci chiudiamo dietro determinati stereotipi o pregiudizi, ma non soltanto noi, anche gli altri magari che vengono, no? Hanno i pregiudizi nella loro testa, vedono noi siciliani per esempio con certi stereotipi. Una volta, anni fa, quando ero giovane, avevo i capelli neri, più lunghi, anzi lunghi, andavo a Milano e mi disse: ma lei non sembra un siciliano. Poi ci sono anche bellissime ragazze che abbiamo qua ad Augusta, belle ragazze bionde, e dico: non sembrate siciliani, perché forse, chi lo sa, per gli altri, i siciliani, dobbiamo avere tutti la coppola, la lupara, o le donne dobbiamo essere tutti quei baffi, il che ovviamente non è, anche per via dei normanni che hanno popolato questa terra, non mi pare. Quindi non solo i saraceni che hanno dominato qui, sono stati i francesi, gli spagnoli, i normanni, appunto i normanni, Federico II, da chi è nato? È nato all'unione di un'Altavilla e di uno Staufen, quindi i tedeschi di Svevia. E allora ecco cosa dice: ma misi me per l'alto mare aperto, sol come un legno, che la compagna picciola dalla quale non fui diserto. Diserto ovviamente lo capite l'atletismo trasparente, cioè non sono stato mai abbandonato dai miei pochi compagni che non ho seguito. Quindi mette legno, legno è una figura retorica che si chiama metonimia, indica cioè
il materiale cui è fatto imbarcazione, anziché dire la barca, dice il legno. E poi notate anche questa interazione, ma misi me per l'alto mare aperto, quindi quasi una conferma della personalità dell'io, misi me, ma misi me per l'alto mare aperto, questa interazione che rafforza l'idea di Ulisse che non ha più freni, non lo trattiene nessuno, i sentimenti più umani, vuole andare oltre, vuole andare a conoscere, vuole andare a sconfinare. E allora l'un dito e l'altro vidi fin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi e altre per quel mare intorno a Bagna, e io e i compagni eravamo vecchi e tardi. Qui c'è una reminiscenza di Avito ancora, questa coppia di aggettivi, vecchi e tardi. Avete capito? Lì da una parte la Spagna, dall'altra il Marocco, la Sardegna. Quando venimmo a quella fosse stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi, i confini, quelli che noi identifichiamo con lo stretto di Gibilterra, al di là di quali confini c'era il nove, il mare, come abbiamo detto prima all'inizio. A ciò che l'uomo più oltre non si metta, appunto, oltre non si poteva andare. Dalla mano destra mi lasciai Siviglia, cioè Siviglia, dall'altra già mi ha lasciato Setta, cioè la costa africana. O frati, ecco il momento, diciamo, culminante, l'acqua qui, il pathos, potremmo dire, altissimo, quando fa questo discorso, l'orazione picciola, dice: o frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa piccola vigilia dei nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi ovviamente si capisce, ai questi compagni dice, che una volta che siamo ormai tutti quanti arrivati quasi alle soglie della vecchiaia, siamo arrivati ai confini occidentali del mondo, ci rimane solo poco da vivere, non possiamo negarci questa esperienza di questo mondo che è disabitato, perché non conosceva, appunto, non sapeva, andava oltre, andava verso l'ignoto, verso il mare aperto. E allora, appunto, ricordatevi cosa siete, la vostra semenza, cioè la vostra origine, noi come specie umana, cosa siete? I miei compagni fecero sì acuti, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei reni facendo aria al folle volo, sempre acquistando dall'alto mancino. Dei reni facendo aria, qui c'è una reminiscenza, una cosa curiosissima, in un verso di Omero, eppure non conosceva Omero, probabilmente qualche traduzione, è appunto per darmi l'idea di come poi tutto viene reimpastato da Dante in questa opera, che noi consideriamo, insomma, perché è appunto un capolavoro che anche gli europei ci invidiano. Quindi i compagni furono così desiderosi di andare oltre che non riuscivano a trattenerli. E quindi volta la poppa della nave verso l'Oriente, cioè verso il mattino dove sorge il sole, acquistando sempre dal lato mancino, cioè avanzando sempre verso la parte sinistra, tutte le stelle già dell'altro polo, cioè dell'emisfero australe, vedeva la notte e il nostro tanto basso che non sorgeva fuor del marinsuolo, cioè il nostro polo, noi lo vedevamo, il nostro polo boreale era così basso che non emergeva dalla superficie del mare. 5 volte racceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando mi apparve una montagna bruna per la distanza e parve di alta tanto, quando veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto e colpì la prua della barca, cioè il primo canto della prua della barca. Tutto il resto il tempo stringe, penso che sia molto chiaro, cioè avete notato la montagna del purgatorio, sembra la terra, sembra un nuovo territorio da conquistare, ma è così spaventosa, così scura, fa
dopo la prima reazione di gioia, mi fa paura anche perché appunto sorge questo turbine, dopo 5 mesi di navigazione, perché la dice la Luna, no? Ecco, fa riferimento alla Luna, quindi 5 mesi di navigazione. 3 volte il fe girare con tutte le acque, cioè il turbine, 3 volte. Alla quarta levarla poppa in suso. Vi ricordate il Titanic? Avete visto il film? Sembra quasi una prefigurazione del Titanic. No, è Dante ovviamente, è del 1300. E la prova ire in giù come altrui piacque. Quindi la prima la poppa e poi la prua va giù, con altrui piacque, cioè come a Dio. Infine che il mare fu sopra noi richiuso. Finché il mare si chiuse sopra noi, e notate anche le vocali sopra noi richiuso, fu sopra noi richiuso, le vocali cioè scuse chiuse per indicare la copiezza della tragedia che ha travolto tutti. Grazie.